Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Cari ascoltatori, oggi ai microfoni di Radio Esercito con Marta e Giovanna per Radio Chat, piemontese, cabarettista, attore comico, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Inizia la sua carriera come giornalista, successivamente approda a Telebiella, la prima televisione libera italiana, per poi esordire come cabarettista alla Rai e poi passare a Canale 5. Da lì il successo di Pubblico. Drive-in dal 1983 al 1988 diventa la rivoluzione del varietà televisivo. Nel 1988 su Canale 5 insieme a Lorella Cuccarini conduce Audience e qualche anno dopo Paperissima. La sua carriera nel mondo del cinema comincia con Sbam, poi Yuppies, Infelici e Contenti, il successo di Prosciutti, che recentemente uscito in DVD è diventato il film più venduto su Amazon. Ha interpretato oltre 50 tra film per il cinema, film TV e serie televisive. È il primo conduttore di Striscia la Notizia dietro al bancone da 34 anni fin dalla prima puntata. Da 18 anni organizza e presiede a Monte Carlo un festival dedicato alla commedia. Abbiamo con noi ai microfoni di Radio Esercito. È lui o non è lui? È certo che è lui, Ezio Greggio. Ciao Ezio, come stai? Buongiorno, ciao Giovanna, ciao Marta. Beh, ma una presentazione così è da brivido, guarda, mi avete fatto ripercorrere un po' la mia carriera artistica. Grazie, lunghissima, grazie, hai fatto tantissime cose. Beh sì, guarda, beh, insomma, se le dicevate tutte dovevate fare 8 giorni dedicati di presentazione, però devo dire che il sunto è preciso e perfetto. Va bene, ascolta, abbiamo parlato di tutto quello che hai fatto, però la sì. Particolarità che ci è venuta all'occhio è che tu sei passato da giornalista a conduttore TV, no? Cosa ti ha portato a questa scelta? Ma guarda, io facevo giornalista a Biella, ero anche editore, facevamo dei giornali, dei periodici, però facevo questo, diciamo che mentre mi occupavo di questa attività facevo altre due cose, giocavo a calcio e meno male che ho smesso, e poi facevo cabaret, andavo a fare serate. Dicevo meno male che ho smesso perché andavo a fare alle volte uno spettacolo di sabato sera e poi alla domenica andavo a giocare in campo dopo essere andato a dormire alle 6 del mattino, per cui insomma qualche palla non la vedevo quando entravo in area e qualche rigore magari lo tiravo fuori, però detto ciò è stata una scelta proprio che mi è arrivata dal cuore, dalla passione per questo mestiere, quindi amavo andare al cinema, amavo un certo tipo di televisione e quindi mi ci sono bucato a capofitto, ho cominciato a cercare gli agganci giusti per poter trovare la mia strada e poi l'ho trovata grazie, il primo che mi ha aiutato è stato Giancarlo Nicotra, un regista della Rai che mi portò a fare il Cantagiro, che era una specie di tour di cantanti dove c'erano anche degli ospiti, io facevo del cabaret e ovviamente ero sconosciuto, mi facevano uscire verso 1:30-2 del mattino sul palco quando ormai la gente era decimata, non c'era più nessuno. È stata una bella esperienza e mi ha fatto fare le ossa e da lì è cominciata la mia carriera. Facciamo questo bellissimo tour e ripercorriamoli insieme, perché partiamo proprio dagli esordi. Striscia la Notizia, sì, con Antonio Ricci. Come ti ha scelto e com'è soprattutto lavorare con lui? Raccontaci un po' qualche anche retroscena. Ma guarda, non è che mi abbia scelto, io appunto avevo già fatto con Nicotra, avevo fatto delle piccole apparizioni in trasmissione della Rai, La Sperla e Tutto Compreso. Un giorno Giancarlo mi chiamò e mi disse: guarda, mi hanno chiamato da Mediaset, da Canale 5, perché vogliono fare una trasmissione di varietà, andiamo insieme, ho parlato anche di te, che sei anche autore, e quindi non solo ti propongo come uno dei conduttori, ma anche come autore. Quindi andai e lì incontrai Ricci, fu la prima occasione proprio lì a Mediaset e da questo gruppetto iniziale che era formato da Ricci, da me e da Nicotra nacque la prima edizione di Drive-In. Con Antonio insomma è un sodalizio che va avanti da quasi 40 anni, quindi insomma è un sodalizio strapositivo. Un matrimonio bellissimo devo dire. Sì, un matrimonio anni. Bellissimo con separazioni momentanee, perché poi ogni tanto mollo Striscia, ma non è mai un divorzio, quindi torno sempre poi a lavorare con lui.
A proposito di matrimonio, ti sei sposato anche con Enzo Iacchetti, però, perché hai lavorato tantissimo al suo fianco. E ecco, appunto, ti volevamo chiedere com'è lavorare con lui. Siete più amici o colleghi? Ma intanto, guarda, intanto con Iacchetti non è mia moglie, ma è la mia amante. È l'amante. Per cui, se sono sposato con Ricci, Iacchetti è l'amante. Oddio, ho altri gusti, però vabbè, sul piano fisico è anche molto più anziano di me, insomma, si vede anche, voglio dire, ma scherzi a parte, Enzo è un collega, ma è un grande amico, e chi ci vede insieme in privato dice, ma cazzo, ma voi dovreste farvi riprendere nella vita tutti i giorni, perché poi siamo così, cominciamo gli scherzi, le battute, io lo vedo, mi ispira, lui anche è venuto al mio festival, di cui se volete poi vi parlerò, è venuto pochi giorni fa, assolutamente, e non ci vedevamo dall'ultima messa in onda, quindi da un po' di mesi, però era come se ci fossimo visti la sera prima, e così ci sono delle relazioni, dei rapporti, spero che tra Giovanna e Marta sia così, che quando sì, certamente, ci sia una specie di feeling automatico, sì, no? E beh, non per so forza. Se con qualche vostro comandante è uguale o meno, ma insomma, un po' meno. Beh, no? Ci io sta, io sono rapporti molto gerarchici, quindi ci sta. Però ecco, certo. Una domanda, posso fare una domanda? Io? Certo. Il generale Figliuolo, l'avete mai incontrato voi due? Ancora no, personalmente no. Sì. Ancora no, ma io spero Speriamo di incontrarlo. Prima o poi, perché... Ma io lo vorrei incontrare, perché approfitto di Radio Esercito per dire che è una persona fantastica, io lo adoro. Ha fatto un bellissimo lavoro, sì. Ma ha fatto un lavoro, ha dimostrato che in mezzo, guardate, faccio un po' di striscia, in mezzo alla manica di cialtroni di politici che ci abbiamo, quando arrivano le persone per bene le cose cambiano, ed è una persona fantastica, quindi lo dico, viva Figliuolo, vorrei Figliuolo in futuro almeno in 12-14 cariche dello Stato diverse. Sempre lui, e lui risolve. Grazie, speriamo. Veramente bellissimo. Grazie, perché va tutta la Forza Armata, e ovviamente generale Figliuolo, che ovviamente adesso si trova in carica e persegue l'obiettivo. Ha saputo utilizzare, voglio dire, il vostro gruppo fantastico, sempre disponibile. Quando c'è un problema, arrivate voi, arriva l'esercito. C'è un'alluvione, arriva l'esercito. C'è un altro problema. Insomma. Grazie. L'esercito italiano deve ricevere il plauso e i suoi comandanti per quello che fa, sempre pronto, sempre disponibile. Bellissimo, sono bellissime parole dette da te, veramente ci toccano ancora di più, sì. Grazie, veramente grazie. Ma torniamo a noi, torniamo insomma a questo sodalizio, sì, con Iacchetti, oppure insomma la tua amante, come l'hai definita. Ma a C'è Posta per Te avete fatto uno show bellissimo, io lo ricordo davvero, ho le lacrime ancora agli occhi. E quando vi siete vestiti da donna avete fatto ridere davvero tutti. Come sceglievate il personaggio a cui mandare la posta? Ma guarda, no, non lo sceglievamo noi, era Maria che ci chiamava, ci diceva, guarda, abbiamo in mente di fare una cosa, insomma, esempio, chiamiamo Salvini, perfetto, allora voi arrivate e Salvini, quando si aprirà la busta, troverà queste due giocole, queste due che interpretavamo noi, insomma, io e Enzino, che vivevano alla giornata sotto i ponti, eccetera, eccetera, e direte che siete state sue amanti e lui non se lo ricorda, da lì nasceranno una serie di meccanismi che poi costruivamo io e Enzo, sì, ovviamente in accordo con Maria. E quindi nascevano così, lei ci proponeva il personaggio, poi dopo noi costruivamo, in parte scalettando quello che avremmo fatto e in parte improvvisando, tutte quelle gag che hanno portato quasi all'infarto centinaia, per non dire di migliaia, ma milioni di italiani, che da ridere poi per giorni ci scrivevano, mia suocera era lì per tirare le cuoia da ridere, peccato, una battuta in più, ci diceva qualcuno, è vero, non volevamo finisse, è vero. Una volta ti ha chiamato anche Enzo Iacchetti, se non ricordo male, proprio a te ti mandò la posta. Sì, anche, ha avuto anche versioni in panni normali, non vestiti in quel modo, che è un po' il ricordo di quello che è stato l'inizio del nostro mestiere. Nel Medioevo c'erano le carrette dei comici, c'erano questi gruppi
che arrivavano nelle città, se gentilmente gli aprivano le porte, entravano e facevano gli spettacoli. Le donne non lavoravano, quindi erano gli uomini che si travestivano da donna. Poi Shakespeare l'ha anche raccontato in maniera fantastica. E quindi questo è stato insomma il meccanismo che ci ha portato ad andare tante volte da Maria e a interpretare questi personaggi di successo. Prima ci hai detto che sei stato impegnato con il Monte Carlo Film Festival, no? Che ci volevi raccontare, e in più abbiamo visto che sei stato, oltre che in compagnia di Enzo Iacchetti, anche con tuo figlio Gabriele. Come è stato? Come, certo, ti ha fatto sentire avere tuo figlio vicino in questa occasione così importante? Ma guarda, Gabriele mi è sempre vicino, io sono vicino a lui come all'altro mio figlio che si chiama Giacomo, e lui da sempre collabora, era ragazzino, già collaborava con noi al festival, è sempre stato un nostro collaboratore, poi lavora per una società nostra che si occupa appunto della manifestazione. E avere lui è divertente, perché poi è uno molto ironico, ha iniziato a fare la mia carriera, lavora molto su Londra, qualche volta anche in Italia, ha fatto un ruolo in un film di Castellitto che è andato molto bene, e quindi quando ce l'ho lì con me al festival, lui poi tra l'altro parla 5 lingue e si deve spupazzare gli attori americani quando arrivano. Beh, tutti, certo, i miei amici dall'America che arrivano, quest'anno avevamo Nick Vallelonga, due volte premio Oscar per Green Book, avevamo Chad Palminteri che ha vinto un sacco di premi, ma è famoso per aver fatto The Usual Suspect, I Soliti Sospetti, per aver fatto con De Niro Bronx, in America si chiamava The Bronx Tale. È arrivato con tutta la famiglia e Gabriele era il mio ambasciatore presso di loro, quindi qui a Monte Carlo li ha portati in giro, si è occupato di loro oltre che di altre cose in maniera eccelsa, proprio perché l'inglese è la sua prima lingua, parla meglio inglese che italiano, cosa che mi fa girare le balle, ma vabbè, un'altra generazione, i portano poi a questo. È un'altra generazione, tante altre ne verranno. Ovviamente sappiamo che l'inglese ormai è un po' è il nostro pane quotidiano, purtroppo e per fortuna, cioè, bisogna vedere i gelati della medaglia. Ma sappiamo invece che sei un tipo davvero davvero sportivo. Sei tifosissimo della Juventus, ma oltre a seguire il calcio, sì, come fate a saperlo? Ma a parte che anch'io sono molto tifosa, però, di questa squadra, e devo dire che sei davvero formidabile, perché in ogni occasione per te la Juventus c'è sempre, soprattutto con Enzo Iacchetti, che ovviamente c'è sempre questa diatriba tra di voi, tra Inter e Juventus, chi vincerà, insomma, non si sa. Però ecco, la nostra domanda è: cosa fai invece per mantenerti in forma? Ma dunque, io per mantenermi in forma mangio ogni giorno 4 kg di pasta, due polli, non è vero, no, allora vabbè, ho sbagliato, pensavo di fare una trasmissione sulla cucina, no, faccio una vita movimentata di base, quindi questo è uno dei meccanismi. C'ho la fortuna di avere un bel metabolismo, per cui faccio ovviamente un po' di movimento, perché va fatto tutti i giorni. Corsa, camminate, bisogna dedicare un po' di spazio, soprattutto quando si arriva alla mia età, ho 41 anni, quindi voglio dire, insomma, portati benissimo, devo dire la verità. Grazie. Un blef pazzesco. Vabbè, detto ciò, però insomma, quindi mi do da fare, gioco a calcio con i miei figli, a tennis con loro, quando mi vedo con loro, quando non sono con loro, faccio tante attività, insomma, atletiche, alcune si possono dire, altre no, però insomma tutto contribuisce a stare in forma, questo è importante. Senti, tu hai dichiarato: una risata seppellirà tutti i nostri mali. Quanti sono i mali che pensi di aver seppellito con le risate che hai, se vogliamo, provocato? E soprattutto, dopo questo momento duro per tutti, quanto pensi che abbiamo bisogno di ridere? Ma guarda, io credo che oggi più che mai sia determinante ridere. Charlie Chaplin diceva: un giorno senza un sorriso è un giorno perso, e aveva pienamente ragione. E la risata è terapeutica, la risata porta proprio bene alla salute, perché fa bene alla circolazione del sangue, crea rigenerazione dei tessuti, crea la produzione di endorfine, insomma, che hanno
un effetto positivissimo, benefico sul cuore. Quindi c'è proprio uno studio terapeutico che riguarda la risata. E in un periodo, sai, come questo, noi veniamo dal Covid, un anno e mezzo terrificante, dove abbiamo avuto tanti nostri concittadini che non ce l'hanno fatta, famiglie disperate, gente che ha perso il lavoro. È logico che poter tornare a sorridere e dare un sorriso, Striscia è andata avanti anche in quel periodo, prima c'erano i miei colleghi, poi siamo tornati io e Enzo, e ricevere i messaggi da parte del pubblico, grazie che ci fate sorridere, grazie che ci fate divertire, ci fa sentire un po' come portatori sani di una missione. È il regalo più bello. È il regalo più bello che si possa fare a una persona, no? Poi il sorriso, donare, sì, il sorriso. Ma poi sai, un momento di così difficile, così drammatico, poi ogni giorno sai, guardi i giornali radio, guardi il telegiornale, ascolti il giornale radio, leggi i giornali stampati, vai in internet e siamo tempestati di situazioni terrificanti. Avete visto anche in questi giorni quante ne sono accadute. E sì, quindi credo che veramente sia determinante che chi faccia il nostro mestiere aiuti a sorridere, perché il sorriso ti fa andare avanti, ti dà speranza, ti dà forza per continuare. Credo che veramente la nostra sia una missione, oltre che un mestiere che ci dà tante soddisfazioni di tutti i tipi, ma dobbiamo sempre ricordarci che c'è qualcuno che è meno fortunato di noi, e quindi se lo aiutiamo a sorridere ci apriamo una porticina in più verso il paradiso. Ti stavo per dire la stessa cosa, la vostra è una missione bellissima, perché serve per farci stare bene a tutti quanti, quindi grazie anche a voi. Ma guarda, credo che un po' i comici siano l'altro esercito, no? Voi siete l'esercito, quello importante, quello che fisicamente e tecnicamente fa cose meravigliose tutti i giorni e ci aiuta a difendere il nostro paese, la nostra patria, e a difendere le persone più deboli, come state facendo ora con questa grandissima operazione di vaccinazione. E noi siamo l'esercito invece che attraverso le parole, attraverso le smorfie, attraverso quelle che gli americani chiamano funny bones, le ossa che fanno divertire, insomma, portiamo il sorriso alle persone, e credo che sia veramente basilare, determinante che il sorriso ogni giorno entri nelle case delle persone e sul volto delle persone. Guarda, mi hai fatto venire i brividi, e ti aspettiamo qui per portarci un po' di risate anche qua, no? Da noi a Radio Esercito. No, allora io prendo un impegno, cara Giovanna e cara Marta, io sono disponibile a venire da voi nella vostra sede e a fare una diretta con voi di 18 ore, per due però ore, siamo logorroiche, quindi ce la possiamo fare. Ma voglio al mio fianco il generale Figliuolo, oltre che voi due belle figliuole, quindi io sono pronto. Perfetto. Però dovete convincere il generale, io vengo e faccio una diretta da dove... ovviamente perfetto, posso raggiungere Figliuolo, vado a Roma e la faccio da lì, sì. A Roma ogni tanto ci vado, e con lui e collegato con voi sono pronto a stare. Bellissima in onda, bellissima idea, è tutto registrato, quindi poi non puoi dire non è vero, eh? no, ma io ho registrato anch'io, come no, certo, poi siamo testimoni, casomai perdessi la memoria me la risento. Beh, alla tua giovane età, insomma, a 41 anni, insomma, con la memoria, dai, cioè, dobbiamo un attimo lavorare. Però dai. Ti sta facendo un sacco di complimenti, Giovanna. No, non è vero, l'ha detto lui stesso che c'ha 41 anni, comunque la memoria è ancora fresca, vedi? Cioè, insomma, sì, sì, sì. No, ma io poi guarda, nella vita ho due cose buone: una è la memoria, quindi sono molto contento. E l'altra qual è? L'altra sì, la sappiamo indirettamente, diciamo. No, ma dovete indovinare, dovete dite. Vai, Giovanna, ho due cose. Tocca a te. Una la penso ma non si può dire, l'altra magari potrebbe essere... Dimmi. Va bene, cambiamo, essere... andiamo, facciamo l'altra domanda prima che esce. No, l'ironia, poi... l'ironia che comunque l'ironia, ti rappresenta. Bene. Allora, sì, nella mia vita ho tre cose buone. Aveva ragione Giovanna, allora, secondo me, a pensare quello che pensavo. Però ho detto... Questa è una gag, ve la devo dire. Questa è una gag che facevamo nelle cene io e Mel Brooks. Tante volte l'abbiamo fatta, l'ultima un anno fa, si va a una cena
e si comincia a dire: no, ma tu hai tantissime particolarità. Allora uno dei due dice la prima frase, dice: ho due cose buone, una è la memoria. L'altro dice: eh sì, l'altra è la qualità dei film che hai fatto te. E l'altro dice, Mel diceva: tre, sono tre le cose buone. Allora, sono e tre. Non si arrivava mai, mai. Pur aggiungendo quindi ce la dici o non ce la dici? Facciamo come è lui o non è lui? Ce la dici o no? Ce la dici o non ce la dici? È meglio che non ve la dico. Va bene. La immaginiamo. Giovanna l'ha immaginata. Sì, 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 andiamo avanti. Senti, andiamo avanti. Noi seguiamo anche il tuo profilo Instagram ed è pieno di foto con amici, sì, e colleghi. Quanto è stato bello rivederli dopo il Covid? Ma guarda, con tantissimi ci continuiamo a vedere via Zoom, via Skype, via qualsiasi diavoleria digitale, ma ci siamo continuati a vedere, quindi in realtà non l'abbiamo mai perso. Ho fatto delle lunghissime dirette con Iacchetti, Salvatore Esposito, con Alex Del Piero, veramente tante, tantissime. E quindi era anche, per tornare al discorso di prima, un modo per aiutare il pubblico per un attimo a dimenticare i drammi del lockdown, del Covid, e vedere due amici che chiacchieravano del più e del meno. È ovvio che poi, quando ci siamo rivisti di persona, poi ognuno di noi ha raccontato come l'aveva passato, eccetera eccetera. Quindi è imprescindibile vedersi di persona, no? È come quando si va a teatro, tu puoi vedere una cosa in televisione, ma quando vai a teatro o vai al cinema e sei con le altre persone, l'effetto è molto più forte. Come quando hai un concerto, tu puoi vedere un bellissimo concerto in televisione, però insomma, quando vai a vederlo dal vivo, l'effetto è molto più potente. La stessa cosa per l'amicizia, credo sia determinante poter riabbracciare gli amici, le persone alle quali si vuole bene, quindi è stato importante poi potersi rivedere e ritrovare. Bello, no, è davvero un messaggio bellissimo. Noi l'ascoltiamo davvero con tanto piacere, perché è un po' ci appartiene questo tuo, sì, modo di essere, e quindi è bello anche che lasci questo messaggio qui a Radio Esercito, e ci sentiamo molto più uniti, davvero un esercito differente, però comunque trova una coesione davvero forte. Quindi niente, era un mio pensiero personale che ci tenevo comunque a sottolineare. Ma alla tua giovane età, 41 anni, quali sono i progetti futuri, sì, che ha Ezio Greggio? Secondo me ti sta prendendo un po' in ma giro. Ma non è vero, di dire questa giovane età. No, no, e allora, l'età non è un numero, l'età guarda, non è un numero. L'età è l'anima che si dimostra. Sull'età non scappiamo mai, perché sull'età non scappiamo mai, perché basta aprire TV Sorrisi, che è la Bibbia, e lì trovi l'età di tutti, cazzo. Non scappi, non riesci mai a farla franca sull'età, e soprattutto le colleghe sono disperate. Vorrebbero cancellare. Siamo disperate anche noi, proprio, veramente. No, vabbè, quello, poi internet, vai su internet, porca miseria, c'è tutto, trovi tutte le età, le cose, è pazzesco. No, dunque, io... i progetti che ho nel cassetto, io ho una cassettiera pazzesca, adesso sto scrivendo un film, sto preparando un progetto che è una trasmissione televisiva, e spero che vadano in porto entrambi, quindi da qui a un anno queste due cose nuove possano partire, mi farebbe molto piacere, spero che si riesca a farle partire. Ti ricordo che ne hai anche un terzo di progetto futuro, venire qui a Radio Esercito. Assolutamente, ma questo non è un progetto, te l'eri già dimenticato. Questa è una realtà, questo perfetto. È un impegno con la I maiuscola e con la O maiuscola finale, impegno. Assolutamente. Esatto. Allora, alla fine di questa bellissima intervista, dove ci ha fatto davvero piacere, ti ringraziamo per essere stato qui ai microfoni di Radio Esercito, volevamo sentire da te un brano che magari ti ha rappresentato, che ti accompagna anche nelle tue, non so, dalla sceneggiatura, dallo scrivere un testo per un film, alla tua diretta su Striscia la Notizia, insomma una canzone che ti senti personalmente tua. Guarda, no, intanto ringrazio Giovanna, Marta e Radio Esercito per l'ospitalità, e assolutamente la canzone, io canzoni ne ho tantissime che mi stanno a cuore, ognuna delle quali mi porta a un ricordo, ma se ne devo scegliere una, scelgo una canzone di Adriano Celentano, che è un mito meraviglioso per chi come me ha seguito tutta la sua carriera fin dagli inizi. Io ero un ragazzino, lui aveva qualche anno più di me, ma insomma
l'ho sempre seguito, amato, e c'è una canzone che ho cantato a squarciagola quando ero un ragazzo che si chiama Azzurro, e quindi se devo scegliere una canzone scelgo questa canzone, anche perché poi Adriano con me è un burlone da sempre. Adesso vi racconto un ultimo aneddoto. Allora, facevamo, lavoravamo insieme io e Enzino, stavamo girando una fiction e benedetti dal Signore, e ci arriva una persona, un nostro collaboratore, ci porta una busta che conteneva due CD di un, che aveva appena realizzato Adriano Celentano. Allora io apro il mio CD e c'è scritto: ciao Ezio, sono Adriano, ti volevo dire che della coppia con Iacchetti tu sei molto più forte, un abbraccio Adriano. Allora io per chiudo sta cosa dico: fantastico, cazzo, una cosa del genere scritta da Adriano Celentano, questa me la incornicio. Vedo avvicinarsi Enzino tutto sorridente e mi viene un dubbio e gli dico: mi fai leggere la tua dedica? Lui, non è lui, fammi leggere la tua dedica. Ciao Enzino, sono Adriano e ti volevo dire che della coppia tua e con Ezio tu sei molto più forte, un abbraccio Adriano. Quindi scelgo Adriano Celentano. Grazie. Allora, Adriano Celentano con Azzurro. Ringraziamo Ezio Greggio per essere stato ai microfoni di Radio Esercito. Grazie. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.